Bene, allora siamo pronti, partiamo. Inizio a chiamare sul palco i nostri ospiti di questa sera. Pian piano ci accomodiamo. Bene. Allora, in ordine di comparizione, li chiamerò per la prima e ultima volta per nome e cognome, poi andremo per le vie brevi. Fabio Fraticelli, Andrea Cioffi, Alessandro Braga. Un applauso per loro. Allora ci accomodiamo. Dunque, Fabio è docente di organizzazione delle aziende pubbliche e no profit, direttore scientifico di TechSoup Academy. E dopo facciamo già una prima promessa, che useremo dei termini diciamo già trasformati digitalmente, ecco, quindi poco inglese, cerchiamo di essere comprensibili per tutti, visto che l'ora lo richiede, vogliamo essere attraenti anche prima di cena. Andrea Cioffi invece, oltre a insegnare anche lui in un'altra università, Fabio insegna all'Università Politecnica delle Marche, Andrea invece in Cattolica insegna digital communication and other e comunicazione, bene, e ha fondato però un'azienda, dizionario digitale digital dictionary. E invece Alessandro Braga from Talent Garden, perché i nomi sono tutti in inglese, quindi dobbiamo cercare di superare questa cosa. Si occupa di tutta la trasformazione digitale di Talent Garden, usiamo questa espressione. Bene, lascio subito la parola a Fabio, che ci introdurrà il tema di questa sera. Questa settimana, oltre a sopravvivere ai palloni scoppiati, abbiamo provato anche a capire meglio chi sta dietro l'innovazione. L'abbiamo capito ascoltando tante testimonianze. In particolare ci piacerebbe capire insieme ai nostri tre ospiti chi guida la trasformazione digitale. Abbiamo visto e ci siamo accorti che esistono tanti tipi di innovazione in Italia. Anche oggi su questo palco si sono alternati degli esempi molto virtuosi. Ma la domanda è: sia chi la guida oggi, sia chi la guiderà nei prossimi anni? Perché innanzitutto, poi vorrei capirlo, se qualcuno alla fine si avvicina, è perché siete venuti qui questa sera ad ascoltare questo tema, perché già questo mi incuriosisce, perché credo che vogliate come noi capire, non solo per la vostra vita, la vostra attività lavorativa, il vostro essere aggiornati culturalmente e professionalmente, ma penso che possa essere una sfida anche per i vostri figli, per i vostri nipoti, provare a capire come l'innovazione incide nella loro formazione, nei loro percorsi di vita e lavorativi. Quindi, chi la guida questa trasformazione? La parola a Fabio. Sì, grazie Giovanni, buonasera a tutti. Chiedo alla regia se si riesce di mandare le mie slide, proviamo. Io ho pensato di fare una cosa, perché non ho una risposta unica, semplice alla domanda che ci poni, e allora ho pensato di condividere un po' il viaggio che ho fatto negli ultimi 10 anni. Diceva Giovanni, attualmente insegno all'Università Politecnica delle Marche, sono direttore scientifico della TechSoup Academy e il mio rapporto con la trasformazione digitale inizia 10 anni fa. Eccoci qua, forse ce la facciamo alla grande, sì, ok. Quindi vi condividerò un po' di ricordi di questo viaggio, di questi ultimi 10 anni, ok? Alcune foto, alcuni video. Vediamo se possiamo andare alla prossima slide. Sì. Ok, prima parte del percorso, iniziamo nel 2008, al tempo lavoro in un'azienda di robotica, il mio primo impiego, sono un product manager. Il mio primo impatto con la trasformazione digitale ha un po' la forma che vedete nel video alle mie spalle, quindi macchinari, utilizzo industriale che servono per fare diverse cose. Al tempo la mia risposta alla domanda chi guida la trasformazione digitale è quella dei tecnici, no? Penso che se hai delle competenze tecniche, qualcuno parla di competenze dure, hard skills, è l'unico termine inglese che utilizzo, puoi guidare la trasformazione digitale. Ho visto realizzazioni e idee digitali estremamente efficaci, estremamente interessanti, che però producevano una cosa simile a questa. Non so se vi è mai capitato
di avere questo rapporto con le innovazioni digitali. Non fate timidi, quanti di voi hanno almeno una volta sognato di distruggere un computer, un applicativo? C'è stato qualcuno, ecco, c'è stato qualcuno, molti di voi l'hanno fatto, non siete i soli. E allora lì mi sono accorto che innanzitutto c'è una differenza fra trasformazione digitale e digitalizzazione. La digitalizzazione è la presenza di uno strato digitale, quindi di artefatti digitali, computer, software, applicazioni, quello che vi viene in mente. Ma la trasformazione digitale è qualcosa di diverso. Ho iniziato a ragionare su questo aspetto. Quindi probabilmente chi guida la trasformazione digitale all'interno delle organizzazioni deve aver presente che trasformazione digitale non è soltanto o appena digitalizzazione. E andiamo avanti in questo percorso degli ultimi 10 anni, arriviamo al 2011. Al tempo ho cambiato lavoro, inizio il mio percorso in università, ho appena iniziato il dottorato di ricerca e vengo chiamato a capire di più su quello che stanno facendo appunto negli Stati Uniti un gruppo di ragazzi che sono stati chiamati al National Park Service americano, il sistema di parchi nazionali americani, Bubu, Yogi, quelli lì. A questi ragazzi è stato chiesto: ci date delle idee su come possiamo trasformare digitalmente l'esperienza di visita dei parchi nazionali americani? Io vengo chiamato perché al tempo mi occupavo di questo modello, è noioso, non entrate nel dettaglio, ma è un modello che serve per capire se una idea, un'iniziativa digitale, un'iniziativa di trasformazione digitale è coerente oppure no con la missione dell'organizzazione, dunque se è pertinente. E allora lì imparo due cose fondamentali. La prima è che l'innovazione digitale, la trasformazione digitale non la fanno necessariamente i tecnici, ma la possono fare addirittura anche persone come quei ragazzi che avete visto poco fa, che addirittura sono fuori, esterni dall'organizzazione, almeno in maniera formale. Quindi quelli che chiamiamo i clienti o gli utenti, si parla di open innovation, no? Di innovazione aperta, quando tiriamo in campo il contributo di persone che sono al di fuori della nostra organizzazione. E capisco un'altra cosa abbastanza importante. Non so ancora chi fa trasformazione digitale, ma sono sicuro di una cosa, che le idee da sole non bastano. L'open innovation è un grandissimo strumento per avere, generare idee che altrimenti non avremmo nella nostra organizzazione, ma bisogna scaricare a terra. Quindi ci vuole qualcuno dentro l'organizzazione che riesca a fare da sponda a queste iniziative e possa appunto trasformarle in iniziative utili per l'organizzazione stessa. Andiamo avanti in questo percorso, arriviamo al 2013, un altro incontro fortuito, e qui inizia il mio rapporto con il terzo settore, con il non profit italiano. Vengo chiamato da Banco Alimentare, dalla rete Banco Alimentare, che forse qualcuno di voi conoscerà, per guidare la trasformazione digitale dell'intera rete Banco Alimentare. A quel tempo ho chiare due cose, che bisogna essere un po' tecnici, questo l'avevo imparato nella prima parte della mia carriera, che probabilmente si può attingere da contributi che stanno al di fuori dell'organizzazione, ma che poi occorre qualcuno all'interno dell'organizzazione che sia in grado quei contributi di scaricarli a terra, e quindi inizio il mio percorso. Facciamo un po' di cose. Trasformazione digitale per Banco Alimentare significa una presenza costante e ben fatta sui canali sociali, sui social, significa fare un cambiamento nel sito web, significa sviluppare un ecosistema di punti digitali che servono per comunicare oppure amministrare una serie di iniziative, la giornata nazionale della colletta alimentare, un sistema interno per la condivisione di documenti. Insomma, mettiamo in piedi un ecosistema, che poi forse è qualcosa di analogo a quello che fanno le persone che parleranno dopo di me. A quel punto capisco che questo è il mio faccione, questo è un selfie, si dice, i giovani dicono così, ho capito, che bisogna che la trasformazione digitale passa per gruppi come quelli lì. La trasformazione digitale non la fa il bravo tecnico che è stato bravo magari anche a portare dentro qualche idea che arriva dall'esterno, ma si fa in una relazione, si fa insieme. E allora qui inizia la domanda: insieme chi? Io ho trovato questa evidenza empirica che vedo ricorrere, è un percorso che trovo in tutte le organizzazioni che in qualche modo fanno trasformazione digitale in maniera efficace. Per me è stata una grande sorpresa, perché in questo trittico che vedete alle mie spalle, in cui dico che essenzialmente per fare trasformazione digitale ci vuole un esperto, un saggio e un operativo,
termine operativo forse lo devo un po' cambiare, non ho trovato uno migliore. In questo trittico c'è la realizzazione di una collaborazione fra un mentore, un saggio, qualcuno che ha bene in mente qual è la visione dell'organizzazione, perché esistiamo, un esperto, che può essere anche esterno, una persona che si dice sta sulla frontiera della trasformazione digitale, sa cosa sta accadendo nel mondo, conosce le migliori pratiche che si sono rivelate efficaci in altre organizzazioni e le propone all'interno dell'organizzazione, le mette a tema insieme al saggio e poi, grazie al lavoro dell'operativo, perché poi qualcuno che lavori occorre, riesce a scaricare a terra queste buone pratiche. Il saggio, l'esperto, l'operativo. Arriviamo all'ultima esperienza, forse mi viene da dire la più bella, sarà perché è la più recente, io l'ultima cosa che faccio è sempre la più bella, mi viene da dire, quindi mi fa ben pensare per le cose che arriveranno nel futuro. Nel 2016 incontro il gruppo che vedete alle mie spalle, è il gruppo di TechSoup Italia. TechSoup è un'organizzazione non profit presente in tutto il mondo che aiuta altre organizzazioni non profit, indovinate, a fare trasformazione digitale. In Italia è presente a Milano e opera su più fronti, quindi sicuramente la trasformazione digitale passa attraverso, l'abbiamo visto prima, una dotazione software e hardware, ma poi c'è tutto un lavoro di crescita di quelle competenze, abbiamo detto prima hard e poi ce ne sono altre più soft che vedremo fra poco, che servono per fare in modo che quel trittico di cui abbiamo parlato, saggio, esperto, operativo, possa effettivamente guidare la trasformazione digitale delle organizzazioni non profit. Ci mettiamo al lavoro sulla base di una provocazione che è questa. Mi dicono, guarda Fabio, questa è una bella iniziativa che è stata fatta da alcune organizzazioni non profit in Inghilterra, si parla di social swipe, quindi tu puoi utilizzare la tua carta di credito per fare una donazione, no? Lo vedete, no? Quindi sei ad esempio in un aeroporto, puoi strisciare la tua carta, no? È rapido, veloce, funziona, ingaggiante, cioè coinvolgente, bellissimo, no? Abbiamo visto che proponendo questa cosa in alcune organizzazioni non profit in Italia, la reazione è un po' questa, quindi panico, no? Le persone tendono un po' a scappare, no? In questa maniera. E la domanda è perché questa roba qui succede? Cioè perché quel trittico non riesce bene a mettersi in piedi? Chi serve per fare in modo che saggio, esperto, operativo possano effettivamente lavorare insieme? E mi ricordavo un po' quella cosa che ho visto, io sono un aziendalista, quindi se non metto almeno un istogramma sulla mia presentazione non sono contento, mi perdonerete per questo, ma mi torna in mente la presentazione e lo studio che aveva fatto poco tempo prima Accenture America, una grande società di consulenza negli Stati Uniti, quindi dove ci sono quelli bravi, e Accenture chiede ai responsabili di tante organizzazioni non profit, gli chiede, secondo te la trasformazione digitale è qualcosa di importante, di utile, che dovremmo fare? Le risposte le vedete alle mie spalle in quattro aree, le risposte sono molto positive, no? Quindi sì, assolutamente, è qualcosa che va fatto. Poi la seconda domanda è, ma lo state facendo? Questo è i grafici in color azzurro chiaro, vi dicono cosa stavano effettivamente facendo. Insomma, la trasformazione digitale era qualcosa di percepito come utile, ma quel trittico che vi ho fatto vedere poco fa non riusciva a generarsi. E alla base di tutto c'era e c'è quella che si chiama maturità digitale. La maturità digitale è quella capacità che, se viene costruita in chi viene posseduta, consente di guidare la trasformazione digitale, ed è nient'altro che la composizione, la convergenza di conoscenze, competenze e abilità legate al digitale. Le conoscenze significa saper fare qualcosa, so impaginare un documento Word, ok? So utilizzare gli stili di Word. Quanti di voi usano gli stili di Word? Nessuno? Pochissimo? Qualcuno? Ok, lo so fare. Questa è una conoscenza. Quindi so che questa cosa esiste. Poi c'è una competenza, la so effettivamente utilizzare nel contesto in cui opero, quindi la so utilizzare per ciò che ci serve. Qui occorre un livello di approfondimento, un livello di maturità maggiore. Da ultimo l'abilità, un saper essere. Imposto l'intera mia azione e l'azione della mia organizzazione pensando in digitale. Guardate, c'è una domandina facilissima per capire se un'organizzazione è
si sta trasformando digitalmente e quindi se la sua maturità digitale è alta. Basta chiedere quante delle cose che stai facendo oggi non potrebbero esistere se non ci fosse digitale, se non ci fosse tecnologia. Quanti dei servizi, dei processi, delle attività che oggi svolgi non potrebbero esistere senza l'apporto di uno strato digitale. Maggiore è il numero di questi processi, di questi servizi, maggiore è trasformata digitalmente l'organizzazione, quindi maggiore è il grado di maturità digitale delle persone che ne fanno parte. La cosa interessante è che stiamo constatando, qui c'è un mio collega che è Ludovico Bulini Orlandi dell'Università di Verona, stiamo capendo che più la tecnologia e la proposta di trasformazione digitale è orientata a supportare il raggiungimento della missione dell'organizzazione, più le persone sono disposte ad accettare quella trasformazione, quindi più evitiamo gli effetti panico che vi ho fatto vedere poco fa. Questo è un bel esempio che avete alle mie spalle, è un'organizzazione non profit giapponese che sta utilizzando dei robot per fare assistenza domiciliare, quindi per il sollevamento di pazienti che hanno bisogno di avere un aiuto in questo senso. Ecco, questo tipo di tecnologia che richiede grandi competenze, conoscenze e abilità è stato ben introdotto nell'organizzazione proprio perché viene percepito come estremamente pertinente rispetto alla missione dell'organizzazione stessa. Allora, chi guida la trasformazione digitale? Adesso mi lancio in una provocazione, non so se qualcuno di voi ha un'idea diversa, ma io mi sono fatto questa idea un po' alla luce di questo percorso. Infatti ci ho messo anche la citazione Fraticelli, Meeting di Rimini 2018, è un po' una cosa che ho coniato in realtà poco fa, mi è venuta e l'ho voluta aggiungere questa slide. Chi guida la trasformazione digitale? Chi prende l'iniziativa e si rende protagonista di un percorso? La trasformazione digitale non la fai in un mese, in una settimana, la fai in un percorso di miglioramento continuo, quindi di incremento della maturità digitale, coinvolgendo l'intera organizzazione e facendosi in qualche modo promotore di un qualcosa che accade dentro una relazione con gli altri suoi colleghi. Vi ricordate quel trittico che vi ho fatto vedere qualche slide fa? Ecco, le persone che riescono ad avere competenze di natura tecnica e che miscelano e mettono insieme queste competenze con un'attenzione a quello che accade nel mondo, quindi quali sono le cose più interessanti che possono essere prese dall'esterno e che è in grado di scaricare a terra tutte queste provocazioni, queste iniziative nella propria organizzazione, è quel soggetto che più di altri riuscirà a guidare la trasformazione digitale della propria organizzazione. Io mi fermerei qui, così almeno il dibattito può proseguire. Magari se ci sono un po' di domande approfondiamo. Sicuramente, ringrazio Fabio, un applauso per lui. Un applauso per un motivo tra i tanti, che non è caduto nella tentazione di citare all'interno delle slide il tema di un'appartenenza generazionale come condizione fondativa per poter vivere e guidare la trasformazione digitale. Adesso faccio una domanda killer, cioè vi chiedo quanti anni avete, così facciamo Fabio. 34, 41, 41, bene. Allora, questo è dimostrazione che chi guida la trasformazione digitale, come vedrete questa sera, Fabio, Andrea e Alessandro guidano la trasformazione digitale, non sono solo gli smanettoni, i millennials, ma anche chi nel tempo ha fatto un viaggio, ha fatto un'esperienza, e chiunque di noi, di voi, può fare questo viaggio, questa esperienza e può andare a trovare quelle competenze, quello spirito di iniziativa, quindi quoto la tua citazione, perché sicuramente si può fare la differenza partendo proprio da questo spirito di iniziativa. L'ha presa anche Andrea l'iniziativa portandoci questa sera i risultati di una ricerca, lo ringrazio già ora, che ha condotto insieme al suo team. Chiedo solo un flash anche a te per dire cosa fate e poi di stupirci con qualche istogramma dei tuoi.
Ciao a tutti, buonasera. Nell'attesa di avere pronte le slide, ma io vorrei innanzitutto rispondere alla tua domanda: chi guida la trasformazione digitale? Voglio essere provocatorio. Tutti voi seduti qui stasera siete dei protagonisti della trasformazione digitale che sta caratterizzando il nostro paese. Guardate, se la statistica ha un valore, la metà di quest'aula, anzi tutti quanti stasera avete almeno uno smartphone in tasca, ditemi se non è vero. Probabilmente la maggior parte di voi ha almeno un profilo su Facebook, ovviamente andate su internet, magari molti di voi hanno fatto anche un acquisto quest'anno in e-commerce, TripAdvisor per scegliere stasera il ristorante probabilmente, o Booking per andare a fissare un albergo. Guardate, la maggior parte dei modelli di business che oggi hanno successo si basano su un profondo meccanismo della condivisione. Condividere, un verbo tanto amato dagli dèi che dall'uomo. Perché? Perché implica un atto d'amore, un atto, donare qualcosa. Se tu vuoi fare un atto d'amore a qualcuno, donagli il tuo tempo, perché è l'unica risorsa che tu non puoi rigenerare nella tua vita. Puoi diventare ricco quante volte vuoi, puoi perdere i soldi, puoi crescere, puoi decrescere, ma il tempo è uno, è l'unica risorsa che non possiamo rigenerare. E la maggior parte dei business che trovate online e che stanno andando bene si basano su un processo profondo di condivisione, che è un processo umano, sociale. Quindi la trasformazione digitale vede dei protagonisti nelle aziende, sì, davvero, ma soprattutto nelle persone che danno vita alle aziende, che consumano, che cercano le aziende online. Guardate, io stasera mi ero presentato, avevo preparato una presentazione con una ricerca che però è piena di istogrammi, e quindi data l'ora, data la stanchezza, non vi faccio vedere, perché sennò vi veramente stancherei e vi annoierei. Poi lascio a Giovanni la presentazione, così magari per chi la vuole la faccio vedere. Voglio solo partire da qua e darvi un quadro di lettura di questo fenomeno, no? Cioè, guardate, questa frase è emblematica di Brian Solis, che è un grande esperto di management e di strategia. Lui dice sostanzialmente che la trasformazione digitale è qualcosa di più di tecnologia digitale, e ne stiamo parlando all'interno del meeting sotto diverse forme. Io vorrei proprio partire da qui per parlare di trasformazione digitale e darvi un quadro di lettura di questo fenomeno, ok? Proverò ad evitare gli acronimi del digitale, anche se è difficile come sfida, eh? Questo è il terreno degli acronimi. E guardate, gli stessi termini a volte vengono usati in modo molto inflazionato: digital, strategia, online, mobile, digital transformation. Andando oltre il termine, il significato, secondo me con questa parola esprime una chiave di lettura estremamente efficace oggi per rappresentare l'attuale contesto economico nel quale viviamo. Aziende che stanno sperimentando un darwinismo digitale per effetto dell'introduzione anche di tecnologie digitali. Ok? Stiamo cambiando, perché digitale vuol dire cambiare. E cambiare è, se non erro, la terza paura dell'uomo. Sapete qual è la prima? Eh? La seconda. La prima è morire. Ahimè, non ci possiamo fare nulla. Rimane e rimarrà sempre la prima paura dell'uomo. La seconda, me lo diceva lui, è parlare in pubblico. C'è chi dice che la seconda sia pagare le tasse, ma vabbè, andiamo oltre, no? Cioè, quindi, però sicuramente parlare in pubblico. La terza è cambiare. E il digitale ci sta imponendo di cambiare come persone, di cambiare come professionisti. È cambiato il modo di cercare il sapere, il lavoro, le amicizie, i sentimenti. Io quando mi sono laureato mandavo i CV in PDF, i miei studenti a volte mi chiedono come si fa a compilare un CV, perché tanto se c'hai LinkedIn, se c'hai altri, se c'hai un tuo blog personale, metà dell'opera l'hai già fatta sostanzialmente, no? Allora, guardate, concedetemi solo un acronimo, no? SMAC. Viviamo nell'epoca SMAC, che non vuol dire bacio, SMAC vuol dire Social, Mobile, Analytics and Cloud. Termini bruttissimi: social network, mobile, vabbè, siamo tutti mobile, analytics, le informazioni, la miriade di informazioni che il web ci mette a disposizione, e il cloud, la nuvola, dove tutto
ci rende connessi. Questa è l'epoca in cui viviamo, che sono un po' le punte di diamante di questa trasformazione digitale. Se a questo ci mettete la robotica, l'intelligenza artificiale di cui si comincia a parlare, se ci mettete l'internet delle cose, c'ho questo cosino al polso che mi dice i miei battiti, mi suggerisce di alzarmi, di respirare, di fare un po' di cose, e queste informazioni le manda al mio iPad, al mio computer, probabilmente Apple ci lavora anche un po' su, tutte le app che sono collegate ci macinano su, alla fascia della privacy e della trasparenza. Ieri sera ho visto The Circle, un film, guardatelo perché è spaventoso. Quello che vi ho appena detto lascia trasparire la digital transformation come un fenomeno estremamente tecnico, cioè stiamo andando verso l'era della tecnologia diffusa. Io invece vi dico questa cosa: secondo me in questi anni abbiamo avviato anche un profondo processo di ripensamento strategico di aspetti aziendali molto critici, la leadership, gli stili gestionali, i modelli organizzativi. Questi fattori hanno spinto le aziende ad investire, attenzione, su un fattore competitivo importantissimo. Sapete qual è? Noi. Il capitale umano. Siamo al centro di un nuovo umanesimo, perché la digital transformation mette al centro l'uomo. Sapete come? Amplificandone le capacità. Guardate, quando i miei studenti vengono da me e mi dicono ma prof, ma come facciamo? È difficilissimo, c'ho 5 esami, il project work e gli stage. Io a un certo punto li ascolto, perché è giusto ascoltarli, e poi gli dico, ma senti un po', ma se Leonardo da Vinci avesse avuto Adobe, se Beethoven avesse avuto GarageBand, no? Il mondo per loro non sarebbe stato un po' migliore? Cioè, noi viviamo in un'epoca che non ha precedenti, dove l'uomo è potenziato, è amplificato, no? All'interno di un contesto, tra l'altro, dove condividere è molto più semplice rispetto a 10-20 anni fa. Guardate, questo è un bel futuro che ci aspetta, però apre delle sfide importanti per le imprese. Sapete quali sono? Da un lato, investire in queste nuove capacità. Probabilmente, se avete un figlio di 10 anni, fra 15 anni andrà a fare un lavoro che oggi non esiste. No? E quindi dobbiamo investire oggi su quelle digital capabilities che ci renderanno attuali nei prossimi 15 anni, con capacità coerenti con il contesto digitale, no? Se sono stato un pochino più chiaro. Guardate, sapete perché? Perché il mondo cambia ogni 5 anni. Oggi un ciclo economico dura 5 anni. Io ho 40 anni, forse andrò in pensione a 75, 70, ho 30 anni. Non è 30 anni, quindi adesso sono stanco per fare le divisioni, ma probabilmente ho ancora davanti 6 cicli di innovazione. Cioè il mondo per me cambierà, no, ma quando dico cambierà, cambierà radicalmente, almeno 6 volte. Quindi se io non mi abituo oggi a cambiare, no, già la pensione non la vedrò per altri aspetti, ma anche se dovessi vederla, no, non la vedrò perché non sono stato capace di adattarmi a un mondo che oggi ogni 5 anni si presenterà a me in modo diverso. Ok? Questa è una sfida pazzesca. Quindi la sfida è investire su queste capacità nuove, ma poi aggregarle, metterle insieme, unirle per amplificarne il potenziale e rendere così le imprese più competitive, perché la competizione passa dall'uomo potenziato e la tecnologia ci sta aiutando in questo. Il vostro smartphone, no, è il primo alleato per rendervi delle persone più amplificate. Okay? Quindi questa è la buona novella. Io sono un ottimista, perdonatemene, no? Quindi il buon messaggio che voglio darvi stasera è il quadro interpretativo di questo fenomeno, cioè un nuovo umanesimo. Magari faccio vedere solo una chart e poi magari se facciamo un secondo giro, se no li tedio, ne apriamo degli altri. Vado direttamente con le sintesi, devo andare in fondo, non ve le faccio vedere queste, giuro, ma ve le lascio. Vado con una sintesi che è in fondo, ahimè, eccola qua. Allora, noi abbiamo fatto una bella ricerca. Ah, scusatemi, chi sono io? Non l'ho detto. Cioè, sono Andrea Cioffi, insegno in Cattolica, programmazione e controllo e digital communication management. Sono un metodologo, ma amo tenere le mani in pasta e quindi ho fatto 2 startup tecnologiche innovative. Una ce l'ha fatta, per fortuna, dopo 5 anni di vita cresciamo a 2 cifre, quindi stiamo andando bene. Aiutiamo aziende manageriali a posizionarsi bene sui canali digitali. La seconda
perché non basta una, no? Quando vedi che una va bene ti devi mettere subito in discussione, in gioco. Ne abbiamo fatta una seconda che nel pieno dei suoi problemi positivi di una startup si occupa di turismo medicale, aiutiamo le persone a trovare le strutture dove curarsi in tutta Europa, no? Quello che vi faccio vedere stasera è la mia anima metodologica, che non ho mai messo da parte. Ho appena scritto anche un libro sulla digital strategy, quindi non tanto il mio lato imprenditoriale, ma il lato, voglio dire, più accademico. Abbiamo fatto una bella ricerca per capire come l'Italia stava reagendo di fronte alla sfida della digital transformation. Chi lo stava facendo, quali fossero i settori, i manager, quali le sfide, quali gli impatti. Guardate, vi do questa prima anteprima. Ci hanno risposto 119 aziende, per lo più grandi, medio grandi, solo il 12% è una microimpresa. È un dato coerente, nel senso che potremmo giustificarla dicendo che la digital transformation oggi potrebbe essere un appannaggio delle medio grandi aziende, perché hanno più risorse da investire, hanno più professionalità all'interno da impiegare in questa direzione. La cosa però interessante è che ci hanno risposto 119 aziende appartenenti a settori molto molto diversi, e questa è una buona notizia, perché la digital transformation non è appannaggio di un settore tecnologico, produttivo, non è l'industria 4.0, no, è per tutti, ce n'è per tutti. I tre settori che sono stati più rappresentativi sono l'informatica, servizi per l'informatica, i servizi per il marketing e l'advertising e i servizi finanziari. Ma anche a livello manageriale ci hanno risposto manager molto diversi fra loro, dai direttori generali agli IT manager. Cosa hanno in comune? Tutti manager, tutti ruoli chiave in azienda, e manager prevalentemente in attività di supporto, quindi l'information technology, gli acquisti, i processi decisionali, l'HR, prevalentemente il marketing. Ma guardate, comincia a comparire una figura nuova, quella del digital transformation manager, che ha partecipato alla risposta e ha dato ovviamente un contributo importante. Io direi che mi fermo qui come primo giro, poi magari dopo ci sono altre due chart e le facciamo vedere in un secondo giro. Che dici? Ok, grazie. Un applauso anche per Andrea. E ci ha aiutato a entrare in contatto con la dimensione proprio delle aziende, in particolare anche poi lui ci ha raccontato le risposte avute dalle medio-grandi aziende. Però ho chiesto ad Alessandro, oltre a introdurci l'esperienza di Talent Garden, che tra l'altro durante questa settimana è nostro partner all'interno di quest'area. Si sono alternati dei docenti e Alessandro stesso sarà presente anche nei prossimi giorni per raccontare che cos'è la trasformazione digitale anche in gruppi più ristretti, e c'è stato grande interesse anche su questa modalità, c'è grande fame di contenuti. Ecco, ad Alessandro chiedo, rispetto al mondo delle piccole e medie aziende, che tipo di aspettative si stanno creando? Allora, io faccio una cosa un po' innovativa, faccio senza slide, così facciamo già una roba diversa. Allora, anche noi abbiamo fatto delle ricerche, noi siamo uno spazio di coworking dove facciamo mettere insieme aziende di natura e dimensioni diverse, con la caratteristica di avere all'interno dei nostri spazi solo aziende di natura digitale, quindi aziende che il digitale lo fanno. Diciamo che abbiamo sdoganato il problema dell'esecuzione, fanno quello di mestiere, e quindi c'è chi lo fa bene, c'è chi lo fa in maniera diversa. Io guido con grande fortuna la trasformazione di Talent Garden, avendo a disposizione questo bacino di aziende interne, e nella mia attività per la scuola insegno la parte di digital transformation alle aziende un po' più grandi. Noi invece abbiamo voluto fare proprio una ricerca, e la facciamo sempre all'interno di uno dei nostri master, su cosa succede a livello di piccola e media impresa, perché il tessuto italiano è fatto in gran parte da questa piccola e media impresa. I numeri sono stati positivi perché hanno risposto più di 500 aziende sotto i 10 milioni di euro di fatturato, quindi veramente il tessuto nostro sociale imprenditivo tradizionale. E quello che è successo e che ci ha interessato molto sono due aspetti, poi ve la lasciamo, la potete scaricare dal sito.
comunque c'è una fortissima richiesta barra presenza, vediamo se funziona il meccanismo, no, c'è una grandissima richiesta e necessità di trasformare per creare valore. Prima l'intervento teatrale secondo me è stato bellissimo perché ha citato anche un po' gli sfigati della storia, Tesla, chi di noi ha studiato se lo ricorda come quello insieme a Boltzmann che purtroppo si è suicidato per quello che gli era successo dal punto di vista delle sfortune lavorative. In realtà l'innovazione che ci hanno raccontato è stata l'innovazione che ha creato grande valore, e quindi tutte le imprese stanno capendo che fare trasformazione digitale oggi vuol dire cambiare, come dicevamo prima, ma vuol dire cambiare con l'obiettivo di fare valore, cercare di fare in maniera nuova delle cose che si potevano fare. Quindi non è il vezzo di costruirsi il sito web come al giro della prima internet, ma è l'idea di dire oggi voglio assumere un vantaggio forte che prima non potevo avere. Il minuto dopo ci hanno risposto: ci mancano le competenze per farlo. Le competenze mancano davvero. Noi abbiamo una scuola dove formiamo circa 300 persone all'anno, purtroppo non bastano. Per darvi un dato, i ragazzi che escono dalla nostra scuola, che fa un'attività di formazione post universitaria accelerata, hanno un 98% di occupazione all'uscita, quindi non fanno nemmeno in tempo a uscire che vengono chiamati dalle aziende. È un buon dato per noi, è un pessimo dato per il sistema, perché vuol dire che non stiamo formando abbastanza persone con questo tipo di competenze. Il dato europeo purtroppo è ancora peggiore: il 3,5% della popolazione lavorativa europea oggi ha competenze tech, quindi è in grado di rispondere alle richieste derivanti da questa trasformazione. Il dato di fatto che mancano le competenze c'è, bisogna lavorarci. Io quello che continuo a dire è che in realtà è una trasformazione che è molto guidata dalle persone. Sono molto d'accordo con quello che dicevi tu prima, perché anche quelle volte dove c'erano le condizioni per cambiare o per trasformarsi, spesso le aziende non ci sono riuscite. Perché? Perché il digitale per sua definizione crea delle modifiche a strappo, come è stato il salto del Fosbury. Quella lì è un'innovazione che non è incrementale, ha creato una condizione per cui io potevo saltare 40 cm in più degli altri, quindi ha creato una condizione diversa, e spesso le evoluzioni che porta il digitale mettono in discussione quello che è il modo con cui io mi sono creato invece il vantaggio precedente. Quindi io sono un manager, vi faccio l'esempio dove io vedo... Chi è che di voi fa il manager di mestiere in azienda? Ecco. Se io oggi dovessi dire chi è il più grande ostacolo alla trasformazione digitale, è il management. Sono le persone che stanno e che coordinano i gruppi di lavoro. Perché hanno due caratteristiche. Sono state assunte per essere degli esperti, hanno fatto carriera per essere l'esperto, quindi hanno accresciuto la loro posizione in azienda perché sapevano fare delle cose. E il secondo aspetto è che sono diventati bravi tipicamente perché avevano delle informazioni che gli altri non avevano. Beh, il digitale massacra entrambe queste cose. Da un lato crea esperti molto veloci in settori nuovi che non conoscevi, e dall'altra parte crea trasparenza informativa, quindi mette tutti in condizioni di poter decidere davanti a delle informazioni sensate. Quindi oggi chi sta ostacolando realmente non è la generazione nuova o il top management o chi guida l'azienda, ma è lo strato intermedio di tutte quelle figure che con il non digitale hanno creato dei posti di lavoro o si stanno difendendo dei posti di lavoro. E detto questo, stiamo parlando quindi della trasformazione culturale, dove io devo accettare il fatto che può arrivare una persona e non ne faccio una questione di età, 50, 30, 20, 10 non mi interessa, ed essere in grado di propormi qualche cosa che con spesso un decimo del costo ottiene 10 volte i risultati di quello di prima e mi consente di fare le mie attività in modo molto più scalabile, ripetitivo ed efficiente. Perché questo è quello che fa il digitale, cioè quando io sono in grado di fare una cosa una volta, la imparo la migliore, poi la distribuisco 10, 100, 1000 volte e contribuisco costantemente al miglioramento del sistema. Io ho vissuto un po' di anni lavorando in varie realtà e spesso anche nel mondo dell'alta moda italiana, e se voi ci pensate, vi faccio questo esempio tipico perché si parla di grandi aziende contro media impresa. A un certo punto è nata la leggenda che i vestiti online non si potevano vendere e tutta la moda era d'accordo che non si potessero vendere. Poi c'è stato un imprenditore italiano che per vostra conoscenza si chiama Marchetti, che ha fatto uno dei pochi unicorni italiani, cioè aziende con una valorizzazione più di $1 miliardo, che in un fienile qua da queste parti di Zola Predosa ha costruito un'azienda che si chiama Yux. E oggi Yux è riconosciuto come un leader assoluto di settore semplicemente perché ha reso la vendita online dei vestiti molto più efficiente, molto più pratica. È talmente efficiente che cura la logistica anche ai grandi brand,
che oggi hanno capito che i vestiti si vendono online e che forse, come dico io, se Hughes domani aprisse un negozio in via Monte Napoleone fatturerebbe di più di quello che fanno gli altri, perché ha una mentalità nata in un contesto digitale dove si misura e mette a disposizione certe conoscenze. Quindi, per allinearmi a quello che dicevano prima i colleghi, digitale mette grande potere in mano a noi come consumatori, ci chiede di cambiare dal punto di vista anche delle conoscenze, del modo di agire in maniera un po' più, secondo me, educata su certi aspetti, però dall'altra parte il cambiamento in azienda oggi è ostacolato da chi l'azienda in realtà non le vuole cambiare, perché ha una posizione per questo motivo, e dall'altra parte sta facendo in modo che tutti i nuovi talenti, le persone che arrivano e che preparano la strada per crescere e modificare, purtroppo vengano sperperati, e poi vediamo tutti che cosa succede. Io vi garantisco che è molto divertente, lo faccio ogni giorno, farmi spiegare come si fa un lavoro da un ragazzo che ha 20 anni, perché è più pratico, ha più flessibilità su certi aspetti e semplicemente è nato con certi strumenti. E questo non lo dico io, è dimostrato, cioè tutto quello che entra nella nostra vita dopo i 35 anni è un ostacolo enorme di cambiamento, sei vicino al limite, 34, ci sei quasi, è un grande ostacolo di cambiamento e lo viviamo come qualcosa che ci implica difficoltà. Se applichiamo questa logica in azienda, oggi dovremmo metterci in condizioni di fare probabilmente chi ha una certa età il saggio, cioè vedere quegli scenari e quel contesto dove le cose stanno succedendo e anticiparle senza avere i dati, perché l'esperienza ti consente di fare grandi scelte senza avere informazioni, ma lasciare all'esperto, all'esecutore, chi ha gli strumenti, la metodologia per poter fare molto in fretta certe cose. Ringrazio anche Alessandro. Andiamo abbastanza velocemente verso la chiusura, però una domanda, un minuto ciascuno di risposta, quindi diciamo proviamo a fare una sintesi. A Fabio, diciamo, nel suo viaggio è arrivato fino al 2018, cosa si aspetta nei prossimi 3 anni? Cioè, chi guiderà la trasformazione digitale? Quale figura, quale tipo di ambito potrebbe essere più interessante? Ma io ti dico un po' quello che vedo con TechSoup, eh? Non so se è il più interessante in assoluto, ma a me piace un sacco. E quindi è il terzo settore, e lì sta accadendo qualcosa di non profit, no? È qualcosa di veramente interessante, perché il non profit, a differenza del profit, più tradizionalmente ha meno risorse, no? E quindi devi un po' più, sei un po' più spinto ad attrezzarti, no? Con un decimo delle risorse a fare 10 volte tanto. E lì stanno accadendo delle cose incredibili, molto interessanti. Lì veramente è qualcosa a cui guardare, perché poi l'innovazione fatta al terzo settore attraverso la tecnologia diventa innovazione sociale, quindi ha un impatto molto importante. Chi farà questa, guiderà questa trasformazione digitale? Secondo me degli ambasciatori, magari qualcuno formato nella TechSoup Academy, oppure qualcuno che arriva dalla tua scuola, di Talent Garden, ad ogni modo qualcuno che sarà in grado di aggregare e quindi di iniziare un percorso con questo piccolo gruppo, magari questo trittico che inizia a fare sperimentazione, e poi piano piano la maturità digitale si allarga, si estende a macchia d'olio ai suoi colleghi e diventa qualcosa che è un patrimonio dell'intera organizzazione. Terzo settore, si inizia con uno che lavora insieme ad altri per far crescere la maturità digitale dell'organizzazione. Grazie. E diamo quindi una prospettiva di lavoro anche su cui agire in modo molto concreto con Andrea, che avendolo conosciuto in un contesto, diciamo, più aziendale, quando prima raccontavi del rapporto con i tuoi studenti sono un attimo stranito, allora ti chiedo, ma l'università in tutto questo che ruolo potrebbe avere? Beh, il ruolo in termini assoluti è altissimo e delicatissimo, nel senso che dovrebbe contribuire a formare, no, i profili professionali del futuro. Adesso qui lo dico e qui lo nego, tanto non ci sente nessuno, siamo un pochino indietro da questo punto di vista, siamo un pochino indietro, anche perché le aziende comprano le performance, non comprano le competenze. Le aziende, quando ti pagano lo stipendio, ti pagano il risultato, non ti pagano, ah, ma io so fare quella cosa lì. Se poi quella cosa lì non si traduce in un contributo che alla fine del conto economico si trasforma in un numero interessante, no, quella competenza puoi metterla anche da parte. Siamo un pochino indietro da questo punto di vista, c'è ancora molto da fare, e molte di queste competenze nuove si apprendono sul campo in contesti come il suo.
Ottimo, anche dice. Allora, in questo anche, nel contesto, chiedo ad Alessandro di aiutarci in un minuto a capire perché non solo cambiano il modo di lavorare, ma cambia anche il luogo di lavorare, cioè l'esperienza di Talent Garden è un'esperienza che è partita da uno spazio fisico a Brescia e poi si è diffusa in altri contesti. TechSoup è ospite, anche loro sono ospiti di uno spazio, la Caripo Factory, che è stata qua con noi nei giorni scorsi. Chiedo ad Alessandro, ma ciao, di raccontarci perché anche il luogo è importante per far emergere queste nuove figure di driver digitali. Allora, al netto che io ripeto che vivo in un'organizzazione fortunata perché siamo tutti molto digitali a questo punto di vista, cito due aspetti. La capacità di scambiarsi idee è direttamente proporzionale al numero di persone che si incontrano, e quindi aziende che scelgono di avere spazi e i loro uffici in ambienti dove ci sono altre aziende, potenzialmente anche competitor, probabilmente entrano in collisione volontariamente e involontariamente con punti di vista diversi. Purtroppo esiste da sempre, l'azienda chiusa ha una sua miopia, a un certo punto diventa autoreferenziale, diventa standard, si creano dei microgruppi di lavoro. Noi vediamo che al nostro interno, con un meccanismo di accelerazione naturale, le cose succedono prima che al di fuori, e oggi riusciamo anche abbastanza a misurarlo questo aspetto. Il secondo è perché è cambiata la forma del lavoro, cioè oggi è un lavoro che fuori dagli ambienti prettamente industriali dipende molto più dalla conoscenza, e la conoscenza è qualcosa che io mi posso spendere come performance indipendentemente dal luogo fisico. Anzi, anche qua è dimostrato che ci sono luoghi, cioè il luogo migliore per avere un'idea non è sicuramente l'ufficio, il luogo migliore per avere un'idea è la doccia, la spiaggia di Rimini o una serata tra amici. E quindi l'ufficio è per definizione un ambiente che vincola le idee. Già quando c'è un box e dei muri, già le idee sono, e il colore tutto bianco delle pareti, già le idee sono messe male. Quindi aziende che vogliono fare innovazione chiusi in un bunker provando a darla a 2 eventi ai dipendenti e dirgli siate innovativi non è esattamente il meccanismo più efficiente. Quindi il posto è perché, di nuovo, non è una moda, è un meccanismo per accelerare, per far diventare performance questa cosa. Grazie davvero. Allora, chiudendo, un applauso per Alessandro. Andiamo a trovare i tanti Talent Garden che sono sparsi per l'Italia, se volete farvi un'idea più precisa. Grazie anche ad Andrea, un applauso anche per lui. Ha appena scritto, e finalmente lo vedo dal vivo, Digital Strategy, quindi se volete approfondire si può anche tornare a leggere libri di carta. E a Fabio, un grande applauso anche per Fabio, perché la prospettiva che ci ha dato sul no profit è una prospettiva di cui sentirete parlare molto nei prossimi anni, e TechSoup sicuramente sarà uno dei protagonisti. Chiudo con 2 avvisi, guai a chi si alza, come a Messa. Allora, il primo è questo, molto importante. Sapete che il meeting è ad accesso gratuito, tutto quello che vedete qui è stato costruito grazie al lavoro dei volontari. Chiedo, visto che non so se lo farò nei prossimi giorni, a Lucrezia e Alberto se possono venire alla porta, così diventano rossi. Ecco, loro, Alberto, non far finta di non sentirmi che è laggiù, vieni. Allora, sono 2 dei volontari che in questi giorni si stanno alternando nella nostra regia in quest'area, ed è grazie al lavoro loro, di Laura, di Beatrice, di Giulia, che può accadere quello che vedete. Quindi il ringraziamento poi si dovrebbe anche diventare consistente in una modo di sostenere tutto quello che vedete qui. Ci sono dei punti di raccolta delle donazioni indicati con un cuore rosso, se volete sono a disposizione. Ultima cosa, domani alle 19, per chi di voi sarà ancora qui, si terrà un incontro molto importante nel Salone Intesa San Paolo. Sarà presente il segretario generale della Lega Musulmana Mondiale, la più importante autorità islamica, rappresentante mondiale di oltre 50 paesi islamici. Sottolineiamo l'assoluta eccezionalità dell'evento,
in quanto il meeting ospita il primo intervento in Italia del segretario generale Alissa, per cui chi di voi domani sarà qui alle 19 spero possa partecipare. Grazie davvero per il tempo che ci avete dedicato e buon meeting.